sindaco dopo lo scandalo di Mafia Capitale di un paio d'anni fa, Roma è stata di nuovo travolta da uno scandalo corruzione per la vicenda della realizzazione dello stadio. Il premier Conte ha detto non è una questione che riguarda Roma, ma è una questione che riguarda tutta l'Italia. Ma che la corruzione e il malaffare riguardi tutta l'Italia, potremmo aggiungere che riguarda anche altri paesi che non sono italiani. La vera notizia di questa inchiesta, fermo restando sempre che l'accertamento dei fatti poi alla fine si fa dopo le indagini, si fa in tribunale, ma la vera notizia è che chi si è presentato nel governo della città come il nuovo attraverso persone apicali di quel movimento e coinvolto a pieno titolo nel sistema insieme agli altri partiti che già conoscevamo. Cioè, la notizia non è che è coinvolto qualche esponente del Partito Democratico o di Forza Italia, la notizia è che dopo 2 anni di governo Raggi sono ormai tanti gli scandali che hanno travolto comunque personaggi vicini o comunque interni al Movimento 5 Stelle. E poi così ti spieghi tante cose, inizi, come dire, a comprendere che l'onestà non è qualcosa che si declama per fare solo propaganda elettorale, ma l'onestà appartiene alla storia personale di tutti gli esseri umani e ognuno poi presenta al conto la propria storia. Quello che sta venendo fuori a Roma è qualcosa di, quello che sta avvenendo fuori a Roma è qualcosa di particolarmente grave. Io non me la sento affatto di, come fa qualcuno, di minimizzare o qualcun altro del Movimento 5 Stelle, di dire noi dobbiamo essere diversi nella reazione che abbiamo. Io credo che la diversità è se sei onesto, se sei disonesto, se sei nel sistema o sei contro il sistema. Noi a Napoli possiamo anche non aver fatto alcune cose materiali, possiamo fare i nostri errori, ma la nostra storia, la mia storia personale, è quella di rottura del sistema, rivoluzione e costruire un governo dalle mani pulite. Insomma, non ci andiamo a sedere con i vertici di multinazionali o i capi di grandi gruppi che poi sono passati anche alla storia per le mani sulla città. Ecco, questa è la differenza che va dall'ordinanza che inquina paga su Bagnoli, dove poi si scatenano le lotte dei poteri forti contro di noi, e chi invece è un po' il capo del movimento che si siede a cena con chi rappresenta i poteri forti. Almeno non ci venite più a raccontare che siete, come dire, qualcosa di lontano rispetto al sistema. Mi sembra che stiamo appieno nel sistema. Per carità, poi ognuno si sceglie la propria storia. Se questo è il cambiamento, io non lo vedo il cambiamento. Il cambiamento lo si giudica quando governi, non quando fai comizi. E finora nel governo di alcune cose mi sembra che siamo esattamente in continuità con quel sistema che abbiamo, almeno noi, combattuto da anni, nel nostro paese.